E là. Ciao a tutti, io sono ancora qui. E sono ancora qua. Come direbbe Vasco. E stanno succedendo decisamente un po' di cose nella mia vita. Ci sono delle novità sulle quali vi voglio aggiornare. Altre invece meglio di no, però insomma, direi che dal punto di vista proprio anche spirituale e personale è un periodo impegnativo, però insomma cerchiamo di andare avanti mettendoci alla prova e insomma cerco di dare il meglio di me, quello che penso sia il meglio di me. Allora, però c'è una bella notizia, una cosa che vi volevo raccontare già da un po', però ovviamente non sono proprio riuscita per motivi di tempo. E casa impegnata, no? Siete in casa. E niente, a settembre mi sposo. Sì, a settembre mi sposo esattamente il 21, è un sabato. E quindi adesso sono anche un po' presa tra le altre cose dall'organizzazione, ecco, ancora non tanto dall'organizzazione del matrimonio perché sono le cose più importanti che abbiamo fatto, più che altro soprattutto dalla casa e poi insomma ci sono anche altre cose che non riguardano assolutamente il matrimonio, però insomma sono piuttosto impegnata, ecco. Avrei voluto fare dei video, raccontarvi tante cose, però tipo anche quando siamo andati a scegliere i mobili, a guardare queste cose qui, avrei voluto comunque fare dei video un po' per tenerli da ricordo per me, un po' anche per farli vedere a voi. Però purtroppo non lo so, mi vergogno ad andare in giro con il cellulare così che mi prendo tutto. E poi non lo so, non. Cioè, sono un po' anche, non dico spaventata, però non mi va di farvi vedere troppe cose sul posto in cui abito, su dove mi muovo, ma non tanto perché, cioè, non tanto a voi, no? In quanto, però non so mai a chi possano dare queste informazioni, quindi non mi va perché, anche se sentite anche esperienze di gente, no? Un po' dietro l'angolo, storico. Preferisco evitare, ecco. Però insomma, adesso poi finire che finisco in discorsi lugubri e oscuri, anche se non voglio assolutamente parlare di Bitcoin, però vabbè. E quindi niente, insomma, così. Che cosa ho combinato? Dunque, sto girando per il matrimonio. Io mi rendo conto che per quanto riguarda l'arredamento della casa, ragazzi, cioè se uno avesse un budget illimitato sarebbe una passeggiata, perché vai e scegli, cioè vedi quello che ti piace. In realtà penso che poi insomma siano cose che magari anche molti di voi forse hanno sperimentato se stanno scegliendo casa o quando hanno comprato i mobili. Cioè, quando poi vai lì e devi prendere una cosa che avrai con te per tutta la vita, si spera. E che comunque vuoi che ti duri, però non vuoi spendere cifre assurde, insomma, lì la cosa diventa difficile perché devi avere, hai un budget tra virgolette basso, però vuoi avere comunque la qualità, no? Quindi è impegnativa la cosa, decisamente. È impegnativa per noi ed è impegnativa anche per i negozianti, come mi capisco. Alcuni abbiamo fatto un test, però. E da prendere il lavoro, insomma. E poi basta, non lo so, vorrei raccontare un sacco di. Io sono assolutamente altro che, come si dice, Project 10-10, sono assolutamente, non sto comprandomi niente perché ovviamente sono in cerca di ristrettezze, quindi non. Mi trucco con quello che ho, ritiro fuori tutti i vecchi e mi va bene così, insomma. Mi piace anche. E sapete che io sono un po' ossessionata dal consumare un po' di cose. E basta, insomma, dai, io cioè, vi volevo fare questo bel video, volevo essere un po' più allegra, in realtà purtroppo non so se sono stata così allegra come volevo essere, però insomma,
non so, sono un periodo in cui vi dico veramente sto diventando grave, sto crescendo. E boh, vedo che tra l'altro si sono sposate anche tante youtuber in questo periodo, quindi non so, forse nel 2013 sto parlando dei matrimoni, e passando, ho già preso il vestito, ho già scelto, però per questa cosa non ve ne parlo perché ho in mente di fare una specie di piccolo concorso più avanti, piccolo giveaway, tra virgolette, più avanti, quindi non vi voglio dare minimamente particolare del vestito, però sono contenta. Una cosa che mi ha fatto molto piacere di tutta questa, diciamo, esperienza fino adesso è stato quando abbiamo detto con i testimoni che, insomma, avevamo scelto loro, perché sono quattro, quindi abbiamo quattro amici, due amiche e due amici. E mi ha fatto troppo piacere perché ho visto veramente, non so, che la notizia è stata accolta proprio con piacere, no? Con affetto, ecco. E quindi è stato un bel momento. Non lo so, nella mia vita quando mi immaginavo queste cose avevo pensato a tante emozioni, però al momento in cui avrei detto, insomma, ai testimoni, avrei comunicato la scelta dei testimoni, non avrei pensato che sarebbe mai potuto essere così tanto emozionante. E basta, ragazzi, io, ragazzi, ragazze, io vi saluto e sì, direi che non ho nient'altro da dirvi. E spero di vedervi presto, spero di riuscire a fare dei video presto. In ogni caso, se vedete che sono poco presente, sapete perché. Ho le scuse, ho portato la giustificazione. Ciao ciao!